Ciao amiche ed amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Adesso andiamo a vedere questo pane alla curcuma. Curcuma e semi di chia, se volete potete mettere anche altri tipi di semi, tipo i semi di lino. Bene, seguitemi. Allora, ho preparato gli ingredienti, le due farine, l'acqua, le spezie, la curcuma, i semi di chia neri, però se volete potete usare anche quelli di lino o un altro tipo di semi. Quindi vado a miscelare le farine dentro una ciotola, in questo modo. Ma se volete potete farlo direttamente nella ciotola della planetaria. Questa volta farò l'impasto con la planetaria, con l'impastatrice. Quindi vado a mettere una buona parte di acqua, più della metà, e bagno fino a che non vedo la farina bella bagnata. Perché andrò a fare un'autolisi di un'ora, quindi diciamo su 300 grammi di acqua ne mettiamo all'incirca 280, ma non serve andare precisi. Ecco, controlliamo se la farina è tutta bagnata, come vedete, se serve ne mettiamo un altro po'. Bene, quindi ora copro con un telo e lascio in autolisi all'incirca un'ora. Passato il tempo, vedete? Questo è l'impasto, l'ho messo direttamente nella planetaria. Adesso invece di mettere il lievito a pezzettini come di solito faccio, lo sciolgo un pochino con la restante acqua, non tutta. Ci metto un goccino di acqua. Se usate il licoli, mettetelo direttamente nell'impastatrice. Lo sciolgo un pochino. È una procedura leggermente diversa, ma è la stessa cosa. Possiamo anche farlo in planetaria prima di mettere l'impasto autolitico. Ecco qua. Adesso lo verso. Metto ancora un po' della restante acqua, che è quasi finita. L'altra la metterò piano piano, goccia a goccia se serve. E faccio girare, giro con la foglia, giro prima piano, poi aumento. Qui naturalmente ho fatto dei tagli. Nel frattempo che la planetaria gira, sciolgo la curcuma con un goccino di acqua. Questi sono all'incirca 2 cucchiaini, poi andate a gusto vostro, eh. Questo forse è anche troppo perché così verrà bello colorato. Però sapete che la curcuma fa benissimo. La curcuma proviene dall'India, è usata da millenni, è un antiossidante, metto anche il sale, è un fortissimo antinfiammatorio e un disintossicante. Quindi aiuta moltissimo nei dolori articolari e reumatici e poi ha tantissime altre proprietà. Ci metto anche i semi di chia che sono ricchissimi di omega 3 e contengono molti minerali, veramente tanti minerali. Quindi vedete, sono due spezie che portano tanti benefici all'organismo. Bene, una volta fatto girare l'impasto,
se non incorda perfettamente non importa perché poi ci aiutiamo con le pieghe, quindi ho fatto girare all'incirca 10 minuti. L'ho messo sul piano di lavoro leggermente inumidito con l'acqua e ho fatto, avete visto, delle pieghe, poi arrotondato e ora lo metto dentro questo contenitore dove ho messo un goccino d'olio, ci faccio ancora un giretto di pieghe così e poi lo lascio riposare almeno un'ora. Aspetto un'ora. E faccio ancora delle pieghe in questo modo. Io sto facendo tutto a temperatura ambiente, però naturalmente calcolate le vostre necessità, volendo potete fare anche un passaggio in frigo al primo impasto oppure al secondo. Quindi dopo all'incirca 3-4 ore calcolate sempre il mese in cui fate l'impasto, la stagione, la temperatura che avete in casa, questo lo dovete sempre guardare perché se lo fate in inverno magari ci vorranno più ore e in estate ci vorrà un po' di meno. Ora farò una preforma, vedete, non lo tocco molto, lo piego, lo chiudo così senza stringere molto. Questa è una preforma, quindi ho evitato altre pieghe. Copro e aspetto ancora 40-45 minuti. Lo faccio rilassare, dopodiché vado a formare il filone. Bene. Quindi allargo un pochino l'impasto, lo piego e poi ancora così. Piego ancora e lo chiudo in questo modo. Ecco qua. Stringo un pochino e farò un filone un po' cicciottello usando il cestino più alto e più piccolo, anche perché l'impasto, avete visto, sono 400 grammi di farina, non 500-600 come di solito faccio. Adesso lo copro, anche ora lo lascio a temperatura ambiente e lo lascio 2-3 ore perché fa caldo, penso che con 2 ore all'incirca dovrebbe essere pronto. Eccolo qua, ci siamo. Ho già acceso il forno per portarlo a temperatura e quando è quasi ora, lo giro sulla carta forno, sulla pala, come faccio di solito, ormai già conoscete, la mia procedura. Faccio un taglio in questo modo con la lametta. Vedete, si vedono i semini e l'impasto è molto molto colorato, molto giallo. Bello. Ok, quindi quando il forno è a temperatura in forno do subito uno spruzzo di vapore. Il mio, sapete, è uno spruzzo, gli spruzzi di vapore automatici, però voi se volete fate con lo spruzzino oppure mettete un pentolino che toglierete subito dopo 10-15 minuti. Eccolo qua. Sta crescendo, la solita procedura di cottura, però regolatevi naturalmente con i vostri forni perché i forni non sono tutti uguali, eh. Sempre statico, il forno sempre statico. Intanto che seguiamo la cottura del pane, voglio invitarvi gentilmente a condividere i miei video, a farli girare un pochetto per aiutare il canale, specialmente in questi mesi estivi in cui la gente non è che sta lì a fare il pane o a cucinare. Vi ringrazio tantissimo per questo se lo fate. Ed eccolo qua, il pane l'ho lasciato, io l'ho cotto quasi la notte, diciamo, tardissimo, finito all'una. L'ho lasciato poi tutta la notte raffreddare e la mattina l'ho tagliato. E vedete com'è bello, è venuto veramente veramente bene. Poi c'è quel profumo di spezie che
che mi piace tantissimo. Volendo ci posso fare anche colazione con un pochino di burro e marmellata senza zucchero. Bene, amici, se il video vi è piaciuto, lasciate tanti like, condividete e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!